Siamo in Colombia. Nelle scorse settimane abbiamo iniziato l'avventura in van nel paese. Da Cartagena abbiamo guidato per 300 km verso sud e ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un corteo politico, molto colorato e soprattutto caotico. Abbiamo inoltre conosciuto la bellissima cittadina di Mompox e i suoi paesani, gentili, sorridenti, proprio come Secundu e Carlo, che ci hanno invitato a dormire di fronte casa loro. Molti di voi però si staranno chiedendo perché stiamo già scendendo. I motivi principali sono due. Il primo è perché soprattutto nella costa caraibica è stagione delle piogge. Vogliamo evitare di incappare in situazioni spiacevoli. Il secondo è che dobbiamo raggiungere Bogotà, perché ci aspetta nei prossimi giorni una grande sorpresa. Non corriamo troppo però. Ci sono tante cose da fare e tanto divertimento lungo la strada. Buongiorno a tutti, amiciacci! Buongiorno, amiciaccioni! Bentornati in Colombia con i vostri... con i vostri vagabondi preferiti! Gli unici, inimitabili! Senza grilli per la testa! E senza 4x4, ma... in strade pietose! Ma no! Allora, dove vi stiamo portando oggi? Pensate, a detta dei locali colombiani... è un bellissimo posto, quindi ci hanno molto incuriosito. Stiamo andando alla Playa di Belén. Ma non fatevi ingannare dal nome, non è una spiaggia. Anzi, tutt'altro. Ah, io pensavo che diceva, non fatevi fregare dal nome, non ha la farfallina. Ah, invece... anche. Queste sono le strade principali della Colombia. Bene! Hola! Che dici, quanti anni tiene? Quanto anni tiene? 12! Come ti chiama? Luisito, ¿no tiene la escuela? Eccola. ¿No la tiene la escuela? Gracias. ¿La tiene la escuela la mañana? Señora. ¿Sí? Oh, bueno. Gracias. Chao. De nada, chao. Di Belén, pensate, si trova a 180 km dal confine con il Venezuela. E a voi cosa ve ne frega? Niente. Ma però intanto ve l'ho detto, perché magari boh. Chi lo sa? Stiamo andando a vedere questa Playa di Belén. E l'abbiamo detto quattro volte. Eccoci arrivati nel posto delle mosche, dice la Flecchia, è pieno, ce ne sono tantissime, ci girano intorno, forse perché puzziamo, non lo so. Questo è il parcheggio e adesso andiamo a far visita a un parco di cui non ricordo bene il nome, ma che invece ci ricorderà tantissimissimissimo gli Stati Uniti, in particolare lo Utah. Siamo infatti in un'area, Playa de Belén, poi il villaggio dove siamo passati poco fa e che visiteremo tra oggi e domani, in una zona collinare, molto verde e allo stesso tempo desertica. Questo è un po' il paradosso. Adesso lo andiamo a scoprire insieme. Il tempo si sta aprendo, c'è il sole, ma giù in fondo sta diluviando. L'ingresso per il parco sono 8.000 pesos colombiani, quindi 2 euro a persona. La scommessa è questa: prenderanno l'acqua i vagabondi? Scrivetelo adesso nei commenti.
Come vedete, le somiglianze con lo Zion sono tantissime. La differenza principale è che nello Zion, e comunque quasi in tutto lo Utah, c'è tanto tanto deserto. Quindi c'era questo parco meraviglioso con queste formazioni rocciose uniche nel suo genere, ma era tutto intorno deserto. Invece qui, se ci fate ben caso, ci sono questi pinnacoli di terra, di roccia, ma allo stesso tempo tutta la zona è verde, c'è molta erba, ci sono addirittura le vacche al pascolo qui sotto, non so se si vedono. E questa è un po' una caratteristica che lo differenzia. Sarebbe stato anche bello vederlo con la luce, con il sole che illumina le rocce, perché poi la terra ha differenti strati di colori, c'è il giallo, c'è il rosa, c'è l'arancione. Purtroppo senza la luce del sole non è che si riesce a notare tanto la differenza. Sta iniziando a piovere, noi dobbiamo trovare riparo perché oggi non ci grazia. Vedete? Non c'è assolutamente nessun turista, ci sono soltanto mucche al pascolo, quindi c'erano anche i cartelli proprio che spiegavano che questa era una zona utilizzata dagli agricoltori. E adesso, insomma, l'hanno cercata di preservare e hanno fatto una sorta di parco, che poi non è nazionale, credo sia privato comunque, ma è uno dei parchi più piccoli di tutta la Colombia. È vero, la pioggia normalmente rovina tutto, ma qui ci sta regalando uno spettacolo unico, perché sta sì piovendo, ma pochissimo. Nel frattempo sta uscendo il sole e quindi dietro si è creato un arcobaleno bellissimo che inizia da una roccia e finisce in un'altra. Questo è uno di quei posti qui in Colombia poco conosciuti, ma che merita una visita. Ci troviamo a 2400 metri sul livello del mare, quindi non è solo piacevole il panorama, ma anche la temperatura, si sta veramente veramente bene. La camminata all'interno di questo parco minuscolo è piacevole, e se si è fortunati proprio come noi che si viene a visitarlo in mezzo alla settimana, lo si ha tutto per se stessi. Ci sono tantissime opportunità fotografiche e ci sono due formazioni rocciose, una che è quella conica e una a colonna. Quella a colonna è molto molto più fragile, motivo per cui si dovrebbe sempre rimanere sul percorso e sul sentiero, e bisognerebbe anche evitare di toccare queste formazioni geologiche fragili il più possibile. Ogni colonna ha una forma a sé, sembrano tutte uguali, ma in realtà non lo sono. Non lo vogliamo paragonare al Bryce Canyon degli Stati Uniti, perché quello è immenso e indescrivibile. Però questo ha un punto in più, ovvero il fatto che non ci sono turisti, non ci sono persone che disturbano. Anche quello rende un posto più piacevole. Cioè, allora, lui guarda i pinnacoli, no? Ma un ruscello di 20 centimetri, l'ha preso in pieno. Guarda. Cuevas. Abbiamo scoperto un'altra chicca di questo posto. Pensate che nel cartone animato Encanto della Disney hanno riprodotto questa location. Ora, noi non l'abbiamo ancora visto, però lo guarderemo, siamo curiosi. Ok,
perché non mi hanno assunto qui nel parco, anzi, però volevamo farvi vedere qual è il cartone a cui ci riferivamo prima. Quarto de Bruno, Encanto. Tutto per noi lo rende ancora più magico. È uscito anche uno spiraglio di sole, l'ultimo della giornata, a illuminare questi pinnacoli. Meraviglioso. E sembra di camminare in una valle incantata. Cioè, ragazzi, non lo so, non troviamo più aggettivi per descriverlo. Ecco perché il film Disney l'hanno chiamato Encanto. Alla fine ci ha anche graziato il tempo. Questo viaggio nel Sud America e in particolare in Colombia è iniziato nel migliore dei modi. Buongiorno amiciacci, un altro giorno inizia qui in Colombia. Ieri sera abbiamo dormito, come potete vedere, qui lungo una via e questo paesino è talmente tranquillo che alle 8 hanno chiuso tutte le serrande. C'era soltanto qualche tienda aperta e infatti abbiamo dormito da Dio. Ha piovuto questa notte e ora, prima di rimetterci in strada, vogliamo andare a fare una piccola passeggiata e farvi vedere anche a voi la playa di Belén. Buongiorno a tutti, stamattina dovremmo fare, anzi oggi dovremmo fare tantissima strada, ma prima siamo voluti venire a fare un giro nel paesino di Playa Belén perché siamo passati ieri con la macchina e ci sembrava molto carino e caratteristico ed infatti assomiglia un pochettino ai paesi di montagna, ci ricorda anche in particolare Pátzcuaro, la cittadina del Messico, perché tutte le case delle vie avevano il doppio colore, bianco e marroncino, se non ricordo male, in quel caso. Tutto è ben ordinato, sono tre vie in croce in questo piccolo pueblo. La cosa molto particolare è che ogni casa ha due fioriere. Vedete? Queste qui. Qui i fiori sono semi-morti. Sembra un pochettino tutto ben ordinato e al proprio posto. Al contrario di Pátzcuaro, in Messico, che aveva tutte le insegne scritte sui muri, qui invece hanno avuto un'originalissima idea di scriverle tutte su dei tronchi adibiti a segnali, ma non solo le insegne dei negozi, anche i segnali stradali. Un'altra particolarità di questo paesino è che tutte le finestre delle case non hanno i vetri, hanno semplicemente queste persiane in legno che si chiudono dall'interno e con queste grate esterne. Niente vetri, perché in effetti la temperatura è meravigliosa. 25 gradi durante il giorno, penso 20 durante la notte. Bene, allora stamattina facciamo colazione proprio come loro. Ora però chiediamo innanzitutto come si chiamano e come sono fatte. Papa, arroz y huevo. Papa, arroz y huevo, ok. Sì. Dos, por favor. Dos papas? Sì. Sono delle palle, come potete vedere, ripiene con uovo, riso e patate. E poi sicuramente le friggono. Come si chiamano? Papa rellena. Papa rellena, giustamente, le patate ripiene. Vediamo un pochino. Allora, innanzitutto l'idea mi piace tantissimo, l'abbinata uovo sodo con riso e patate, interessantissima. Costa 50 centesimi e c'è in tutte le stradine, la tengono calda tutto il giorno per poterla mangiare quando si ha fame. Semplice. Non è piccante, non è salata. L'hanno cucinata proprio bene, sì, e non si sente neanche la pesantezza del fritto. Io mi sono appena svegliato e quindi non sono ancora in vena di mangiare, a differenza della flecchia che gli ho già dà. Finito uno. Già ne ha finito uno.
e quell'altro non se lo deve mangiare perché l'abbiamo comprato per il viaggio. Ma visto che mi sono appena svegliato, mi è concesso anche dire quattro cazzate. Una sola cazzata. Quindi se volete insultarmi fatelo adesso. Vedo molte similitudini all'arancino. Ora non è, il sapore non sarà lo stesso, non l'ho nemmeno provato, però l'idea di base è simile. Riso con la patata in questo caso, quindi non solo riso, non ci sono altri condimenti se non in mezzo l'uovo sodo. Però ecco, impanato, fritto, la forma è simile e può essere utilizzato un pochettino come cibo di strada, come street food. Per darvi un'idea, è normale fare dei paragoni. Poi uno non è che dice, ecco, è l'arancino. No. Adesso la flecchia si è caricata con questo piatto e mi porta al Mirador. C'è un Mirador che non mi vuole far fare perché siamo usciti con l'infradito. Sono uscito in ciabatte. Ma sono veramente 10 minuti. Però vi ci portiamo. Non preoccupatevi perché noi vi portiamo ovunque. Perché quindi ci andiamo. La patata ripiena. Giusto. Guardate che bella idea. Sono dei copertoni delle macchine. Non è stata proprio una buona idea mangiare quella papas ripiena prima di fare la salita. Ora faccio fatica, invece il cheat è come un treno. Però dopo ce ne compriamo altre per il pranzo. Avete visto? Nel Mirador vi ci ho portato. In uno differente però, perché quello di Santa Cruz è dall'altra parte e si vede, c'è la croce. Questo di qua è il Mirador del cimitero, perché una cosa che abbiamo notato in questi primi mesi, queste prime settimane della Colombia, è che i cimiteri sono delle vere e proprie attrazioni turistiche, un po' come le chiese fondamentalmente. Questo sta proprio sopra una collina che guarda, che osserva tutta la città. Si può salire ancora un altro po' ed è quello che faremo adesso, ma mi sono fermato qui a farvi vedere il posto, perché in questo scorcio si vede proprio tutta la caratteristica, la particolarità della zona, e cioè il paesino costruito in questa conca, in questa valle, con tetti anche storici, e tutto intorno ci sono questi pinnacoli che, come abbiamo già detto, non sono desertici, ma sono verdi, sono rigogliosi, o meglio, i pinnacoli sì sono desertici, ma poi c'è il verde, perché comunque non siamo in un deserto, anzi siamo in una zona piuttosto fresca e con temperature che oscillano tra i 17 e i 24 gradi. Bello, bello, un posto veramente veramente bello. Continuiamo la camminata per la gioia della flecchia. Come vi ha anticipato il cheat, i cimiteri sono proprio attrazioni turistiche. Infatti noi, quando parliamo con i locali e chiediamo se ci sono dei mirador, se ci sono delle cose da fare, proprio loro ti dicono: ma siete andati a vedere il cimitero? E quindi quando ti dicono così, bisogna venirci, bisogna andarci. È buono perché nell'impasto della crosta esterna ci hanno aggiunto anche le spezie. C'è un po' di rosmarino, c'è un po' una leggera punta di peperoncino, ma non è piccante, però ci sta proprio bene, e anche un po' di coriandolo. Buonissimo. Come potete vedere, il video di oggi è finito. Volevamo approfittarne per salutare Susanna, che ci ha scritto nei commenti che ci teneva veramente tanto a ricevere i nostri saluti. E amiciacci, fateci un grande regalo. Vogliamo arrivare a 20.000 iscritti per la fine dell'anno. Soltanto il 40% di voi è iscritto e guarda i nostri video, invece il 60% li guarda ma non è iscritto. Quindi cosa aspettate? Iscrivetevi. E mi raccomando, ve la lancio, ve la butto così: non perdetevi il prossimo e i prossimi video. Non vi dico altro. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!